Bentrovati amici telespettatori, iniziamo questa nuova settimana di conversazione con cambiando totalmente argomento. Siamo tutti quanti sconfortati dalla zona rossa per la Calabria, sentiamo tante notizie, tante le proteste proprio per quella rabbia che è scattata in un momento difficile come quello che sta vivendo la nostra regione ma tutto il sud dal punto di vista economico. Cambiamo argomento, io ringrazio il professor Anton Giulio Cosentino, geologo, di essere venuto qui nei nostri studi perché ha realizzato un nuovo documentario e questo documentario è dedicato al fiume Esaro. Voi sapete perfettamente che io costantemente mando in onda dei servizi in cui parlo proprio delle condizioni in cui è questo fiume e soprattutto questa prateria che è diventato questo fiume. Con gli assessori all'ambiente che ci sono stati nel passato abbiamo sempre cercato di capire qual era la situazione, ma dobbiamo dire che ancora oggi, se mai dovesse avvenire un fatto straordinario di calamità come abbiamo avuto l'alluvione, sarebbe veramente una tragedia, non solo per la città ma in particolar modo per quei cittadini che abitano lungo il corso del fiume. Quindi grazie Anton Giulio per la tua presenza nei nostri studi e soprattutto per questo documentario che hai realizzato, un documentario che ci serve per riflettere. Diciamo che l'obiettivo era quello, è partito nell'ambito della settimana del pianeta Terra in realtà, quindi subito dopo la campagna Io non rischio, che è andata in tutte le piazze digitali d'Italia l'11 ottobre, a seguire è partita la settimana nazionale del pianeta Terra e la settimana della protezione civile. E da lì era nata quest'idea di fare una sorta di documentario sullo stato di salute del fiume Esaro di Crotone, ma non solo, anche del Passo Vecchio. In particolare all'inizio ci siamo concentrati un pezzetto alla volta sul fiume Esaro, che è il fiume tra virgolette più importante che insiste direttamente sulla città, e analizzandone appunto le condizioni e lo stato a distanza di 24 anni dall'alluvione. Era il 16 ottobre del 96, e non merita tutto il ricordo del caso. Avevamo pensato a un'attività con la protezione civile, ma proprio in quei giorni è scattato il nuovo DPCM, per cui con tutti i vincoli del caso. Avevamo invitato i ragazzi della scuola a partecipare a questa piccola geocamminata sul fiume Esaro di Crotone, in corrispondenza della località San Francesco, vicino all'Istituto Gravina, ma poi ci siamo dovuti nuovamente fermare per via dell'emergenza sanitaria. E quindi comunque era tutto pronto sostanzialmente, avevamo invitato le varie organizzazioni di protezione civile, avevamo invitato delle testimonianze in ricordo dell'evento dell'alluvione del 96, addirittura avevamo invitato un parroco della parrocchia di San Francesco per aprire quella chiesetta che simbolicamente insiste sul fiume Esaro di Crotone a testimonianza del fatto che insomma, ecco, le buone pratiche di protezione civile non sono sempre state all'ordine del giorno, ecco, la chiesetta è simbolica lì sul fiume. Poi invece, ripeto, l'emergenza sanitaria ci ha costretti a bloccare questa ennesima attività, ne abbiamo girato però un documentario, andando a vedere le varie opere che sono state realizzate a distanza di 24 anni. E ancora tanto, quindi, non è stato realizzato, molte cose sì, a distanza di questo lasso di tempo, ma ancora molte cose non sono state realizzate. Che cosa è emerso da questa analisi e da questa indagine sul fiume? L'indagine sul fiume, se ripartiamo dal 98, quando venne presentato appunto il progetto preliminare del piano Versace, in realtà fatto da Calomino e da un gruppo di lavoro di progettisti del Crotonese, è emerso che esisteva una perimetrazione del rischio divisa in tre fasi. Una prima fase subito dopo il post-alluvione, una fase a completamento di una prima serie di interventi e una fase finale a completamento di tutti gli interventi.
Quindi in sintesi quello che è venuto fuori è che a distanza di 24 anni la situazione, lo scenario del rischio è analoga a quella del post-alluvione. Dobbiamo mettere in evidenza che il post-alluvione non ha ottenuto, sull'analisi di quello che è successo, la giusta attenzione. C'è una situazione di pericolo, lo possiamo dire a chiare note? Decisamente sì, nel senso che lo scenario di pericolosità, dici bene, la parola è quella giusta, la pericolosità, sebbene sia stata ridotta, perché quello che viene fuori dal documentario è che delle opere sono state realizzate, ma di fatto non sono state realizzate, uno nell'ordine in cui era prevista appunto la mappatura del rischio di Crotone e nella scansione quindi degli interventi, non esiste di fatto una prima fase degli interventi e un completamento. Molti progetti sono stati cambiati e non sono stati realizzati nell'ordine previsto, per cui definire uno stato di pericolosità attuale da un punto di vista normativo ancora non abbiamo degli elementi di stretto riferimento a cui fare strettamente riferimento, perché, ripeto, l'ordine sparso e l'incompletezza delle opere realizzate ci permette ancora di riferirci a quella fase di cartografia del rischio e di pericolosità del post-alluvione. Ecco, siccome io lo definisco il fiume una prateria, lo dobbiamo dire, la pulizia del fiume è importante, è fondamentale se vogliamo pensare alla tutela dei cittadini. E con i cambiamenti climatici tu da geologo mi insegni che dobbiamo attenderci di tutto e di più e quindi c'è necessità in ogni caso di una pulizia adeguata per quell'area, cosa che non c'è stata, non c'è stata in passato, non c'è ancora oggi. Sì, gli interventi di manutenzione, quindi di pulizia dell'alveo, sono sì importanti, sono anche perché, come dicevamo, le opere non sono state ancora completate. Per cui è vero quello che dici, è anche vero che il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di vasche di laminazioni. Mi pare che una sola ne è stata fatta. No, ne è stata fatta più di qualcuna, è stata fatta quella, una in fase di realizzazione, presso il sì. Papaniciaro, quindi sotto l'abitato di Papanice. Poi le altre, ce n'era una prevista a Tuvolo, quindi nella località Tuvolo, ma che è stata progettata, è stata appaltata, ma i lavori ancora non sono partiti. È stata realizzata quella di Acqua della Quercia, sì. Quindi degli interventi di canalizzazione, delle opere di contenimento, quindi queste casse di laminazioni, queste vasche di laminazioni sono state pensate, progettate, ancora alcune non sono state realizzate. Quella che si vede dal ponte è stata realizzata fino alla fine o è soltanto stata progettata? Dal ponte quale? Il ponte che c'è nella zona di San Francesco. San Francesco lì non è prevista una cassa di laminazione, lì in realtà la zona di San Francesco è una zona molto sensibile e vulnerabile proprio perché la pericolosità di quel tratto di, diciamo, del fiume sul quale... il ponte che noi attraversiamo per andare verso la zona industriale, quel ponte là. E lì mi pare che era stata prevista una... No, lì non è prevista una vasca. Le acque che arrivano in quel tratto derivano dalla località Tuvolo Esposito, sì. E quindi la vasca è stata progettata, appaltata, però sì... Ma non è stata realizzata ancora, quindi i lavori sono... No, siccome io spesso e volentieri ho parlato di questo con l'ingegnere Bevilacqua, sì. Il quale ha sempre sollecitato la situazione di difficoltà in cui è la nostra città. È vero che è una città pianeggiante, ma proprio perché è una città pianeggiante dobbiamo dire i rischi sono maggiori, perché in ogni caso basta una pioggia molto forte per coprire completamente l'asfalto, il terreno. E sappiamo che cosa ha significato tutto questo. Chiaro, questo sì, e la zona è pianeggiante, però le acque si raccolgono dai vari bacini che scendono dall'abitato di Cutro, di Capocolonna, per cui essendo dei terreni, come si dice, bassa densità di drenaggio, cioè essendo terreni impermeabili, le acque non si infiltrano nel sottosuolo ma scorrono rapidamente in superficie, quindi questo è un problema di fatto. Ed era quello che volevo dire, chiaramente parli da geologo, io parlo da cittadina, è però chiaro. Credo
credo che nel momento in cui vedi piovere sulla nostra città in maniera così intensa e vedendo le strade coperte d'acqua, il problema emerge. Il problema emerge. E come dicevi bene prima, è che l'impermeabilità dei terreni, quindi la conformazione pianeggiante, è chiaro che si presta bene a fenomeni di alluvionamento. Però c'è da dire che nel frattempo comunque l'allargamento degli alvei fluviali è stato effettuato e le opere di canalizzazione... Certo, noi non stiamo creando assolutamente no. Un allarme, noi stiamo solo sottolineando, anche perché è nato questo tuo documentario. È chiaro, il documentario è nato per valutare qual è la situazione di fatto allo stato attuale sul territorio di Crotone. E quello è che è difficile riferirsi a una perimetrazione del rischio del cosiddetto piano Versace, l'OM97K, riportata nel piano di assetto idrogeologico della Regione Calabria, che ad oggi però di fatto non ci dà molte indicazioni perché le opere non sono state completate. E quello che vado dicendo è che a distanza ancora, per attenderci un completamento delle opere, passeranno ancora degli anni. Quindi un trentennio in termini di... per realizzare dei lavori di interventi urgenti, di messa in sicurezza del territorio, non sono tempi compatibili con le normali attività umane. Ecco, quindi questo è un problema. Allora, nella realizzazione di questo documentario hai seguito tutto il percorso del fiume? Noi abbiamo seguito il percorso di tutti, ecco, tutte le tappe previste dal piano Versace, quindi Migliarello, abbiamo seguito Acqua della Quercia, il Papaniciaro, il Tuvolo Esposito, per arrivare poi alla foce, quindi passando per la località San Francesco, Gesù e la foce, quindi sul porto. Abbiamo immaginato questo percorso come una gocciolina d'acqua che parte dalle zone alte del bacino crotonese per arrivare via via alla foce del fiume Esero. Anche lì erano previsti degli interventi che poi di fatto non sono stati realizzati perché l'area è urbanizzata. Quindi... Se non sbaglio, il titolo di questo documentario è Navigando sul fiume Esero. Sul fiume Esero di Crotone, quindi questa navigazione un po' a immaginare, ecco, questa gocciolina che percorre, parte da varie parti del territorio crotonese e arriva alla foce, per, ecco, che è un po' quello che è stato ripercorrere le onde di piena del fiume Esero del 96 che hanno comportato i danni che conosciamo tutti. Allora, siccome tu mi dai la disponibilità di far vedere questo documentario, certo, noi abbiamo abbreviato l'intervista perché avremo modo di parlarne in diversi momenti, soprattutto perché riteniamo che sia fondamentale anche da far conoscere alla Regione Calabria, far capire all'assessore in carica qual è la situazione che c'è, e quindi vediamo questo documentario Navigando sul fiume Esero di Crotone. Io ti ringrazio per la tua presenza, perché chiaramente in questo momento in cui siamo tutti quanti preoccupati della salute, ecco, un altro puntino si aggiunge, no? Come per dire, anche la salute dipende anche da quella tutela che c'è, ecco, delle aree maggiormente a rischio. Decisamente sì, perché alla fine oggi siamo tanto concentrati sull'emergenza sanitaria, ma non dimentichiamo che il nostro è un territorio a rischio idrogeologico e sismico, e questi sono temi che non passano rapidamente negli anni. Navighiamo insieme ad Anton Giulio Cosentino su questo fiume e insieme poi riflettiamo, e mi auguro che anche la giunta comunale possa vedere questo documentario e rendersi conto di quanto sia necessario un intervento proprio in questo ambito. Il documentario. Thank you.
paese. Settembre del 98. A seguito dell'alluvione del 14 ottobre del 96 viene redatta una carta delle aree a rischio di inondazione nel territorio del comune di Crotone, nota come Ordinanza 97K. Nel piano predisposto nel 96, nel novembre del 96, sono indicati alcuni interventi strutturali e non strutturali finalizzati alla riduzione del rischio di inondazione. Quindi, riduzione dei detriti di piena, ripristino delle mantellate e degli argini, risagomatura del tratto terminale dell'Esaro, rimozione del ponte in ferro sull'Esaro, sistemazione del fiume Esaro, regimazione delle acque a nord del fiume Esaro, verifiche idrauliche e rifacimento di tombini e ponti, sistema di monitoraggio e di emergenza, intervento non strutturale, rilievo topografico dell'Esaro. Questo progetto è stato redatto nel 97 dagli ingegneri Calomino, Bevilacqua, Gugliotta, Perri e Tricoli e prevede la realizzazione di 6 vasche di laminazione, 2 sul Passo Vecchio e 4 sull'Esaro, delle arginature e delle canalizzazioni lungo i corsi d'acqua principali e i maggiori affluenti, sistemazioni idraulico-forestali dei versanti, rifacimento di numerosi attraversamenti stradali e ferroviali che attualmente ostacolo il deflusso della corrente. L'attualmente si riferisce ai tempi in cui l'evento si verificò e subito dopo. Questo è il gruppo di progettazione coordinato dal professore Calomino. Progetto iniziato nel? Allora, questo progetto è iniziato subito dopo l'alluvione del 96. Il progetto prevedeva tante opere, ad esempio c'era previsto un'opera che era chiamata lo scolmatore del canale Papaniciaro, che adesso non si può realizzare più perché ci sono stati dei problemi di realizzazione dovuti al ritrovamento di reperti archeologici, sì. E allora diciamo che è stato modificato il progetto ed è stata prevista una vasca di laminazione, diciamo, quindi un'opera che serve a regolare la portata, proprio per evitare il sovraccarico di acqua proveniente anche da questo, diciamo, contributo. Cosa si è pensato di fare? Dato che c'era difficoltà per allargare la foce, no? C'era questa difficoltà dovuta all'urbanizzazione di questo tratto, no? E quindi per limitare le portate in questo tratto urbanizzato, allora si era pensato di spostare, diciamo, la confluenza, farla andare direttamente a mare. Questa via, diciamo, non è più percorribile e quindi è stata adesso utilizzata un'altra, diciamo, c'è un'altra scelta che prevede la realizzazione di una vasca di laminazione su questo torrente. Ci troviamo in corrispondenza della strada provinciale 52 che conduce da Crotone verso Papanice e in quest'area ci troviamo proprio a diretto contatto con una cassa di laminazione, cioè un'opera atta a contenere le acque di precipitazione provenienti da monte che alimentano il fiume Esaro di Crotone. L'asta idrografica in questione è quella del torrente Papaniciaro, affluente di sinistra del fiume Esaro. In corrispondenza di questa sezione è in fase di realizzazione l'opera principale, che è proprio lo sbarramento, la diga, che è alle spalle della quale si svilupperà questa cassa di raccolta delle acque provenienti da monte, che ha la funzione di limitare il deflusso delle acque in caso di eventi di piena. Nella zona che stiamo vedendo adesso, che è la zona che va verso Cutro, e c'è questo affluente dell'Esaro che si chiama Falcosa. Anche su Falcosa è previsto un intervento che è una specie di opera di regolazione delle acque, no? Non è una vera e propria vasca di laminazione, ma ancora la progettazione è in corso, quindi diciamo potrebbe subire delle modifiche. Possiamo spostarci qua andando sulla statale, facciamo la statale, per la strada per Cutro, e in quest'area, in questa zona si chiama stazione d'Isola, e si può notare, diciamo, una vasca già realizzata
che è la vasca del cosiddetto di acqua della Quercia. Ci troviamo in corrispondenza della località Acqua della Quercia. È stata realizzata una sezione, una diga, utile a regolarizzare le portate di piena del fiume Esero. E siamo con l'ingegnere Franco Tricoli che ci darà qualche dettaglio dell'opera. In pratica è un'opera di regolazione delle portate. Serve a ridurre, diciamo, il contributo d'acqua che arriverà poi alla foce, quindi nella zona dell'abitato di Crotone. Quest'acqua viene rallentata perché qua questo invaso serve a trattenere l'acqua, si formerà, diciamo, un piccolo laghetto a monte, e l'acqua di questo laghetto, diciamo, che scorrerà più lentamente per evitare di far formare quello che viene detto il colmo della piena. Evitiamo di far arrivare l'acqua tutta contemporaneamente alla foce. Evitiamo così di realizzare delle sezioni molto ampie che, per effetto della urbanizzazione della città, a questo punto non è più possibile fare come intervento. Diciamo che l'allargamento della sezione nei tratti urbanizzati ormai è difficile da realizzare. Questa è l'area a monte della vasca di laminazione dell'opera, diciamo, della diga. L'invaso che verrà, diciamo, il piccolo laghetto che si formerà a seguito delle piogge intense, no? Quindi c'è una parte rivestita che serve a proteggere il rilevato, e in fondo, se si riesce a vedere, c'è un'opera che si chiama, è uno sfioratore, che serve, diciamo, un troppo pieno in pratica, serve a eliminare l'acqua in eccesso che poi chiaramente tornerà sempre nell'alveo. Noi siamo adesso sulla vasca di laminazione, siamo in questa zona. Torniamo indietro da questa stradina, torniamo sulla statale e andiamo a vedere qualcosina nella zona di Trafinello, cioè in questa zona qua. Stiamo seguendo il percorso di una gocciolina d'acqua che parte dalle testate alte del bacino e poi via via scende verso valle per arrivare in ultimo alla foce. E stiamo percorrendo la strada di Trafinello, qua andiamo verso l'abitato di Crotone, verso la zona di Tufolo. Questa è una zona quota abbastanza bassa, quindi siamo con problemi legati sia alle quote sia al fatto che i ponticelli, tutti gli attraversamenti presenti in questa zona, dal punto di vista della sezione idraulica, non sono sufficienti, vuol dire che sono piccoli e si comportano quasi come un tappo, quindi la sezione non è sufficiente per quella determinata portata. I tratti interessati dell'Esaro, gli affluenti dell'Esaro, qua in pratica abbiamo il Migliarello. Proprio su questo affluente si realizzerà, è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione simile a quella che abbiamo visto già nella zona di Acqua della Quercia, stazione Visola. La realizzazione di questa vasca consente di limitare gli interventi e quindi realizzare delle opere, minori, più piccole, diciamo, rispetto a quelle che... In assenza di vasca. Quindi queste opere di regolazione delle portate servono a ridurre poi le opere che si fanno a valle. Quindi le sezioni possono essere leggermente più strette, i ponticelli un po' più piccoli, sempre se saranno realizzate queste opere a monte. Ci troviamo in corrispondenza della località Migliarello, in corrispondenza della quale verrà realizzata una vasca di laminazione prevista dal progetto di gruppo di lavoro di Calogna. L'area dell'invaso della vasca è qui alla mia sinistra. In quest'area più o meno sarà realizzato lo sbarramento e quindi l'invaso, questo piccolo laghetto che si forma alle spalle poi della diga. Come si vede, questa è una zona abbastanza depressa rispetto alle quote del terreno. In quest'area ancora la progettazione delle opere è rimasta un po' indietro, diciamo, rispetto alle altre aree, dove già gli interventi sono stati avviati, progettati e appaltati. In quest'area invece, che è la zona di Trafinello,
ancora il rifacimento dei ponticelli e le canalizzazioni varie ancora non sono state né progettate né avviate. Più a sud di questo tratto avverrà la confluenza tra il torrente Esposito, che è questo corso d'acqua principale, con il torrente Esaro, e il suo tratto che proviene dalla località Acqua della Quercia, che prende il nome prima, come dicevamo, di torrente Forcosa e poi torrente Ombro più a valle. Siamo all'ingresso di Trafinello, alla mia destra c'è questo ponte che è stato realizzato dopo l'alluvione di Crotone, adeguando la sezione alla portata in ingresso. È stato demolito il vecchio ponte esistente, che aveva una quota, un'altezza quindi più bassa. Infatti questa stradina dove siamo adesso si trova una quota più bassa rispetto a quella attuale della strada di Trafinello. Questo perché tutta la strada è stata, diciamo, la livelletta stradale è stata sollevata per adeguare la sezione idraulica. È stato scelto questo punto proprio per evidenziare che cosa? Oltre alla presenza dell'attraversamento, la presenza di un'opera di canalizzazione, quindi rivestimento delle sponde, fino a questo punto qui. Sebbene il progetto preliminare prevedesse una canalizzazione, una realizzazione di un'opera di canalizzazione in cemento armato, non è stata ad oggi effettuata. Ci troviamo in corrispondenza del torrente Tuvolo, affluente di destra del fiume Esaro. Quindi poco più a sud il torrente Tuvolo incontra il torrente Esposito per poi convergere nel fiume principale, che è appunto il fiume Esaro. Ci spostiamo adesso verso la zona dove è prevista la realizzazione di uno sbarramento per regolarizzare il deflusso delle acque provenienti da monte. Siamo nella zona di Tuvolo, siamo in prossimità degli ex campetti della Desport, area in cui dovrà essere realizzata un'altra delle vasche di laminazione previste. E il progetto è già stato appaltato, quindi si aspetta solo la realizzazione dell'opera. E questa è l'area, diciamo che il corpo diga sarà realizzato in corrispondenza di questa strada, con la parte centrale in calcestruzzo, che dovrebbe essere proprio qui dove siamo noi. Stiamo analizzando questa porzione della cartografia prevista dal piano Versace, dove qui in avanti è possibile osservare l'Istituto Gravina, proprio lì in fondo, che sarebbe questa porzione sulla carta, questo edificio sulla carta. Siamo in corrispondenza della valle del fiume Esaro. Il cavalcavia si trova grosso modo in questa zona, dove si assiste proprio alla confluenza tra il vallone Esposito, il torrente Esposito, e il torrente, il fiume Esaro, che in realtà parte da Acqua della Quercia, la località Acqua della Quercia, dove l'asta fluviale prende il nome prima di torrente Forcosa e poi verso valle in torrente Ombro, e confluiscono entrambi, quindi l'Ombro Forcosa e il Vallone Esposito, esattamente in questo punto qui. In corrispondenza del cavalcavia che separa le due località di Crotone, la località San Giorgio a ovest dalla località Bernabò ad est. E proseguendo questo percorso ipotetico della gocciolina d'acqua che da monte scende verso valle, qui siamo in corrispondenza l'alveo del torrente Falcosa, che poco più a valle confluirà da sinistra nel corso d'acqua principale. L'asta fluviale in esame passa al di sotto del cavalcavia di Crotone, in corrispondenza del quale è ubicato il centro sportivo Academy, proprio qui in adiacenza. Esattamente in corrispondenza di questo punto, situato nei pressi dell'Istituto Gravina di Crotone, si assiste al riversamento delle acque del torrente Falcosa lungo l'asta principale del fiume Esaro, che poi prosegue per San Francesco Gabelluccia per poi arrivare alla foce. Thank you.
ci troviamo sotto il ponte di San Francesco, ponte che è stato costruito dopo l'evento tragico dell'alluvionale del 96. Quindi, come possiamo vedere, ci troviamo a ridosso del fiume Esero e vediamo in che condizioni si trova questo stato di vegetazione così notevole che impedisce il defluire delle acque, soprattutto quando avvengono queste cosiddette bombe d'acqua. Ormai ci siamo anche abituati. Ma io devo dire che dopo l'alluvione del 96 il professore Versace presentò il cosiddetto piano Versace, che era una serie di interventi da attuare per mettere in sicurezza la città da eventuali eventi alluvionali. Le opere sì, fanno parte del progetto principale che è chiamato Piano Versace, però dà delle direttive generali sugli interventi da eseguire. Chiaramente poi la progettazione è stata fatta da un gruppo di professionisti coordinato dal professore Calomino dell'Università di Cosenza, e tra gli altri c'erano, diciamo, la maggior parte eravamo di Crotone. Io ho fatto parte anche del gruppo di progettazione insieme ad altri colleghi. Quella che quando piove vengono queste bombe d'acqua che ci si allaga subito, ma 10 giorni fa l'abbiamo avuta, no? Sì. In mezz'ora c'era la città allagata. Io mi ricordo, ero vicino allo stadio Tsushima, le strade erano impraticabili, c'era l'acqua già alta, e quindi siamo certi. Guarda qua che condizione ci troviamo. Quando piove troppo, l'acqua fa fatica qui a defluire. Ma l'invito che io faccio ai giovani, ma non solo ai giovani, un po' a tutta la cittadinanza, è quella di avere un po' più cura del nostro territorio. Sì, poco più a monte c'è una discarica praticamente, una discarica in corrispondenza della zona dei mercati. Sì, c'è una discarica, ce l'ha aperta questa. Io lo vedo soprattutto sul lungomare, quando passo la mattina presto, in spiaggia si trova di tutto, pacchetti di sigarette vuoti, bottiglie di birra, lattine, di bibite varie, un cumulo di immondizia, quindi veramente avere cura e cercare di sentire nostro il territorio. A casa nostra noi non sporchiamo, perché lo dobbiamo fare fuori? Sentiamo il nostro territorio, sentiamo le nostre piazze, il nostro lungomare, le nostre spiagge, come se fossero casa nostra. Si prende la bottiglia, si butta nel cestino della pattumiera, si finisce il pacchetto di sigarette e si posta nel cestino della pattumiera. Un po' di coro, oltre alle istituzioni che devono fare principalmente la loro parte, ma sentiamola come casa nostra, la nostra città. Siamo in corrispondenza della zona Gabelluccia di Crotone, che è una delle zone più vulnerabili da un punto di vista idraulico, e anche perché l'edificazione nel tempo ha mostrato delle criticità, proprio perché le costruzioni sono molto spesso costruite a ridosso dell'alveo. E in particolare il rischio di quest'area resta, diciamo, molto legato e condizionato dal completamento di tutte le opere di sistemazione idraulica previste nelle aree a monte, per cui al momento, non essendo ancora stati completati gli interventi, il rischio, sebbene sia ridotto rispetto alla fase iniziale, al post-alluvione, in questo momento comunque ci si dovrebbe rifare, da un punto di vista delle cartografie, alla classificazione del rischio effettuata subito dopo l'evento del 14 ottobre del 96. Ci spostiamo ora in corrispondenza una delle ultime tappe della nostra camminata, in corrispondenza del ponte di via Mario Nicoletta, prospiciente alla Datel di Crotone. Siamo al ponte di via Mario Nicoletta,
è in corrispondenza, diciamo, della fine degli interventi che sono stati realizzati con il progetto coordinato dal professore Calomino. E il tratto che va da qui in poi fino alla foce è, diciamo, non ha subito nessun tipo di intervento. In effetti andrebbe ampliato, però per l'urbanizzazione di questo tratto, per le altre difficoltà, questo intervento non è stato nemmeno progettato, diciamo. Proprio in questo tratto si assiste alla confluenza del torrente Papaniciaro in corrispondenza dell'asta principale del fiume Esero. La vasca di laminazione che si sta in fase di realizzazione e in prossimità della località di Papanice serve appunto a limitare la portata, il quantitativo d'acqua che converge esattamente in questa zona in caso di eventi di piena. Siamo arrivati finalmente nel tratto finale di questo viaggio lungo l'Esero, in corrispondenza per l'appunto della foce del fiume Esero di Crotone, in corrispondenza della quale erano previste alcune opere per le quali ci consultiamo con l'ingegnere Franco Tripoli. Come già detto, le opere realizzate terminano qui, in prossimità del ponte di via Mario Nicoletto. Da qui in poi fino alla foce era prevista la realizzazione degli argini in destra e sinistra idraulica. Oltre alla realizzazione di questo ponte, che poi è stato realizzato, quello cavalcavia, era previsto anche l'allargamento di questo tratto finale, come vedete. Oltre all'allargamento, erano previsti dei lavori che servono a eliminare una barra di sabbia che si viene a formare alla foce dell'Esero e, diciamo, di impedimento ed ostacolo al deflusso delle acque. Dal modello idraulico che è servito, diciamo, per migliorare la progettazione, per definire meglio la progettazione, è venuto fuori la necessità di realizzare queste opere che si chiamano dei pannelli. Servono in pratica a trattenere qua la sabbia per evitare la formazione di questa barra che si viene qua a determinare qua alla foce. Queste opere che risultano nel progetto preliminare e sono rimaste, diciamo, a livello di progettazione preliminare. Il progetto esecutivo non è stato poi più richiesto e quindi, diciamo, non sono poi stati oggetto di nessun altro tipo di progetto. Quindi non sono state realizzate? Non sono state realizzate. La lunghezza delle operazioni di messa in sicurezza del territorio crotonese, e non solo quello crotonese, dipendono ovviamente da una cattiva sinergia tra regioni, province, comuni, nella gestione del contenuto tecnico-economico che proviene dal centro, dello Stato, in particolare dalla protezione civile. Gli interventi su Crotone si stanno facendo, sebbene, come abbiamo visto, molto lentamente. Sono trascorsi 24 anni dall'alluvione e ancora siamo ben lontani dal completamento delle opere previste dal progetto di Calomino, Versace, del gruppo di lavoro. E volendo fare una previsione ottimistica, direi, sul completamento degli interventi previsti, e nemmeno tutti perché molti progetti sono variati, io mi terrei su una quota di circa 7-10 anni, che non è poco da un punto di vista di mitigazione di un rischio a distanza di circa 30 anni. Tempi così lunghi possono comportare un difetto di memoria, un'amnesia nelle nuove generazioni. In queste cartografie è ben visibile quello che era lo scenario del rischio, quello che era ed è lo scenario del rischio di Crotone. Abbiamo una prima cartografia in cui viene mappato il rischio inondazione subito dopo l'alluvione, una fase intermedia a completamento di una prima serie di interventi e una fase finale che mappa appunto il rischio dell'area di Crotone in corrispondenza del fiume Esero dopo il completamento di tutti gli interventi previsti dal piano Versace. La perimetrazione del rischio attuale è ancora da riferirsi a quella subito dopo il post-alluvione. Nel frattempo, dal 96, sono cambiate molte cose, gli strumenti urbanistici sono variati, sono uscite nuove normative che regolano e proteggono il territorio. Purtroppo però il nostro piano regolatore, il piano regolatore di Crotone, non risulta adeguato alle perimetrazioni più recenti, non presenta una carta di pericolosità sismica di base, quindi c'è di fatto un vuoto da un punto di vista burocratico, da un punto di vista degli strumenti urbanistici. Con l'introduzione del nuovo decreto di LGS legislativo 1 del 2018, il nuovo codice di protezione civile, accanto agli interventi strutturali, cioè quelli che abbiamo visto, la realizzazione delle vasche, di opere di canalizzazione,
sistemazione, sono previsti anche degli interventi non strutturali volti a aumentare la capacità, la resilienza della comunità a gestire eventuali emergenze idrauliche, idrogeologiche, sismiche, di frana e così via. Ad esempio, interventi di questo tipo sono ogni anno puntualmente ripetuti per la cittadinanza in quasi tutte le piazze d'Italia, come per esempio Io non rischio, la campagna nazionale della protezione civile, oppure la settimana del pianeta Terra, la settimana della protezione civile, che poi di fatto coincidono. È vero, gli interventi si stanno realizzando molto lentamente e ancora ci vorrà del tempo, ma di contro abbiamo numerose attività che permettono di colmare questa piccola lacuna attraverso l'informazione e la conoscenza. Per cui se da un lato ci verrebbe facile lamentarci e prendercela con le amministrazioni di turno, con chi gestisce quegli interventi strutturali, d'altro canto la formula fondamentale ad oggi vigente è quella dell'autoprotezione. Poiché l'equazione del rischio prevede che cosa? Una matrice di questo tipo, pericolosità per esposizione, vulnerabilità, con un denominatore che è la capacità o resilienza di una comunità. Per cui gli interventi non strutturali, quelli volti alla maggiore informazione della cittadinanza, di chi abbia e chi vive e abita un territorio, l'aumento di questo fattore posto al denominatore della formula non fa che ridurre di fatto il rischio di un determinato territorio. Per cui informiamoci, perché da oggi non abbiamo più scuse. We'll be right back.